sezione ortogonale dove si vede il tratto di eflusso del ventricolo sinistro e i scallops centrali della mitrale A2 e P2, aorta A2. Vedremo per quale motivo sono importanti. L'algoritmo di screening viene completato con una sezione transgastrica a se corto, la valutazione del setto interatriale e del flusso nelle vene polmonari. L'ecografia tridimensionale ci permette questa applicazione che si chiama 3D ANFAS della valvola mitralica, che mimma la proiezione chirurgica in sala operatoria. È una proiezione che ci dà maggiori dettagli, ma soprattutto è più diretta e più intuitiva per l'operatore e si possono analizzare meglio e più immediato i vari dettagli morfologici. Abbiamo fatto la selezione, abbiamo fatto l'algoritmo di screening, vediamo, andiamo dunque in sala. Bene. Sicuramente sapete che la procedura di MitraClip è una procedura a multi-step e noi li seguiamo con l'ecografia a multi-step, mi dice l'ingegner Fabio Simone, 170 Fabio, step, siamo lì. Li seguiamo non tutti perché alcuni fanno parte della fase di preparazione, ma comunque ci sono, vi garantisco che sono tantissimi e li seguiamo man mano durante la procedura. La prima fase fondamentale, essenziale, il momento cruciale nella procedura è la puntura transettale, perché deve essere fatta in una certa zona per poter arrivare sopra la valvola mitrale nell'atrio sinistro e andare in modo ortogonale con il dispositivo. Si inizia con una proiezione bicavale dove qua abbiamo la vena cava superiore, vena cava inferiore, il lago di puntura transettale mira la fossa ovalis all'incirca in mezzo, subito si passa, oppure se abbiamo questa facilità della proiezione multiplane o X-plane, si visualizza in asse corto l'aorta, il setto interatriale, è il nostro ago che fa un tenting, si appoggia e fa un tenting per permetterci la visualizzazione, e questo è il punto ideale di puntura. Una volta deciso questo tenting, passiamo in quattro camere e misuriamo la distanza tra il punto dove abbiamo fatto il tenting e la coartazione. Se questa distanza è all'incirca 4 centimetri, possiamo andare attraversare il setto. Guardate, qua ci sono esempi di tenting, qua il lago di puntura era leggermente troppo posteriore, infatti la distanza ricavata da quella zona era 5,6 centimetri, troppo grande. Cosa si fa? Si ritira il lago di puntura, si riposiziona in cava superiore, si riparte tutto da capo. È molto laborioso, ma vale la pena, altrimenti la procedura può essere davvero difficile. Infatti in questo caso è stato, non si vede qui, però è stato fatto il tenting più anteriormente, la distanza è giusta, si va a attraversare il setto. Il setto poi viene attraversato dal catetere guida steerable, eccolo qua, che arriva nell'atrio sinistro, si vede molto bene in ecografia 3D in tempo reale. Noi dobbiamo essere sempre attenti che questi catetere, aghi, guida rimangano dove vogliamo, perché poi c'è il rischio che vengano ritirate a destra oppure che andiamo a finire dove non ci piace, nell'auricola sinistra. Comunque dobbiamo sempre tenere d'occhio questi oggetti che ci troviamo nell'atrio sinistro. All'interno del catetere guida steerable viene introdotto il delivery che porta in punta la nostra clip. Vedete come le immagini parlano da sole praticamente. La clip viene poi posizionata piegando la guida sopra
sopra la valvola mitralica, vedete come la clip viene a posizionarsi sopra i lembi mitralici, e orientiamo la clip, apriamo i braccini della clip, l'attraversamento della valvola si fa con i braccini aperti e con la clip perpendicolare sulla linea di coaptazione. Questa è una cosa essenziale. Per poter fare una chiusura corretta, la clip deve essere perpendicolare sulla linea di coaptazione, perciò questo dipende dove c'è il difetto che io vado a trattare, se è centrale la clip starà così, se invece si troverà sulla commissura anteriore, verso la commissura no, ma nella zona a 1P1 oppure la zona laterale, rispettivamente nella zona a 3P3 o zona mediale, la clip deve essere sempre perpendicolare. E come faccio questo? Con l'aiuto dell'ecografia 3D en face. Apro la clip e cerco di metterla più perpendicolare possibile. In questo caso vedete che la clip è molto vicino alla commissura laterale. La rimetto in posizione centrale, è un po' obliqua, vedete la coaptazione sarebbe così. La clip è obliqua, si fa una rotazione in tempo reale, guardando proprio questa immagine qua, antioraria, e questa proiezione ci piace. Una volta orientata la clip, si va a attraversare la valvola mitralica, vedete, andiamo in ventricolo con la clip aperta, si fanno due o tre manovre su e giù per capire la traiettoria, perché non si sposti dalla zona che noi dobbiamo trattare, e si ritira sotto controllo ecocardiografico in questa proiezione, in multi D, si ritira piano piano verso la mitrale, facendo sì che i due lembi si appoggino sui braccini aperti. Man mano che loro si appoggiano, il loro movimento viene restrizionato, e in questa fase si procede al grafico, cioè alla chiusura della clip. Eccolo qua, la clip chiusa con gli scallops ben all'interno della clip, vedete il movimento restrizionato dei lembi con anche il colore. Una volta fatto il grasping, analizziamo il risultato subito prima di ritirare il dispositivo, cioè prima del deployment. Come? Ci interessa il rigurgito residuo, il grado del rigurgito residuo, ci interessa di aver creato i due orifizi ai lati della clip, ci interessa area valvolare che si ricava con la somma delle due aree, dei due orifizi, e il gradiente post-procedurale. Se tutti questi criteri, anche il flusso nelle vene polmonari, può essere molto soddisfacente, ti dà tante soddisfazioni perché è una cosa immediata, questo è il flusso nelle vene polmonari nel pre-procedurale con un importante reverse flow systolic nelle vene polmonari, mentre subito dopo il grasping, ecco come è diventato il flusso con la componente sistolica che diventa prevalente. Questi risultati si ottengono posizionando oramai una, due, tre, ma anche più mitral clip. Il numero maggiore che ho sentito è stato 7 clip sullo stesso paziente. Io ho finito la mia presentazione e vorrei dire una cosa, che se nella chirurgia riparativa della valvola mitralica l'ecografia è fondamentale e ha permesso i risultati eccellenti che la chirurgia riparativa mitralica ha, facendola diventare la terapia di scelta per la insufficienza mitralica, nella procedura di mitral clip è parte integrante della procedura.
Tanto è vero che l'ecografista e il cardiologo interventista sono considerati entrambi operatori, perché non esiste neanche un secondo che l'ecografista non segue il cardiologo. Talmente tanto parte integrante che i giorni scorsi io e Luisa abbiamo avuto difficoltà a spartirci gli argomenti perché sono molto simili alla fine. Sì, mi è piaciuta molto questa frase di Francesco Maisano, che diceva, riferendosi alla scelta di terapia palliativa della mitral clip, che in ogni caso, se per quanto riguarda, perché non esistono controindicazioni assolute né in termini di funzione ventricolare né in termini di anatomia, quando si parla del miglioramento clinico di un paziente, se questo approccio è giustificato e benvenuto se viene fatto da mani esperte. E con il sole che tramonta sull'Everest, io vi ringrazio per la vostra attenzione. Allora, la nostra esperienza. Facciamo la mitral clip in clinica San Gaudenzio da un po' meno di... Microfono. Facciamo mitral clip in clinica San Gaudenzio da un po' meno di 6 mesi. E durante questo periodo di tempo abbiamo fatto 10 procedure, 3 in valvole degenerative e 7 in valvole funzionali. L'età media dei nostri pazienti è stata di 76 anni. Tutti i pazienti sono stati valutati con ecografia e coronarografia preprocedurale. Tutti avevano insufficienza mitralica severa nonostante la terapia medicamentosa ottima. Sono stati impiantati 2 clip in 7 pazienti, 3 clip in un paziente e una clip in 2 pazienti. La degenza media in tipo è stata di 24 ore con un risveglio a 6 ore. Un'unica paziente è rimasta in tipo per 2 giorni con estubazione a 12 ore post-procedurale, una paziente con shock cardiogeno iniziale. La dimissione post-procedurale a 2 giorni dopo la procedura a domicilio. Solo questa unica paziente in shock cardiogeno è andata in riabilitazione dopo 3 giorni. Non abbiamo avuto nessuna complicanza né intra né periprocedurale. Inizio a presentare il caso di shock cardiogeno. Una paziente da 2 settimane in shock cardiogeno non responsiva a terapia medica, che è stata trasferita da noi in shock con supporto inotropo sotto CPAP. Una paziente con pregresso infarto inferolaterale, adesso senza lesioni coronariche con indicazione alla rivascolarizzazione. Questa è la sua ecografia, con un ventricolo sinistro severamente dilatato, un volume telediastolico di più di 200 ml, con una disfunzione sistolica severa, l'EFE di 20%. Nelle proiezioni trastoraciche, 2 camere a seporto, si può visualizzare l'estensione del jet centromediale, e l'importante disfunzione sistolica e l'ipertensione polmonare severa associata. Abbiamo discusso il caso con il ART team e abbiamo deciso, visto i fattori di rischio, il rischio alto chirurgico per la procedura di mitral clip. Questa è la valutazione transesofagea periprocedurale e vediamo un jet centrale di insufficienza da tethering simmetrico dei lembi, una insufficienza centro-mediale, come si può vedere in questa proiezione 2 camere, e anche nell'incidenza 3D, senza o con o senza colore. Questo è il risultato dopo l'impianto di una clip. Netta riduzione dell'insufficienza, permane solo una insufficienza mediale. In presenza di un basso gradiente transmitallico abbiamo deciso di impiantare anche la seconda clip e qui sotto c'è il risultato dopo l'impianto delle 2 clip, una minima insufficienza residua, una buona apertura valvolare mitralica con un gradiente medio di 5 e la normalizzazione del flusso venoso polmonare, che c'è un indicativo di importante riduzione dell'insufficienza.
insufficienza mitralica. Questo è il risultato alla dimissione, minima insufficienza residua, normale aria valvolare sopra 2, aria mitralica, e una paziente che è andata in riabilitazione in buon compenso e adesso a distanza in classe funzionale 2 NIA. Una paziente sempre con una valvola di tipo funzionale, un ventricolo molto più dilatato rispetto a prima, con una insufficienza, con una funzione sistolica del ventricolo sinistro ancora più depressa, in una cardiomiopatia dilatativa idiopatica, sempre una paziente molto sintomatica, NIA 4, cascettica, pesava solo 35 kg all'ingresso. Questa è la sua ecografia, un ventricolo molto disfunzionante, insufficienza mitrale severa, ipertensione polmonare severa. Vediamo che in confronto con il primo caso, questa paziente aveva una insufficienza mitralica molto più estesa, con un jet che coinvolgeva tutte e due le commissure. Anche in questo caso abbiamo parlato nel HARP team. E anche se secondo i criteri di rischio STS e Euroscore non aveva un rischio altissimo, visto la cascettia, la severità della disfunzione sistolica, abbiamo optato per la mitral. E voglio menzionare che anche questa paziente, come ha fatto vedere la mia collega Diana prima, era una paziente off-label per i criteri Everest, con una coaptazione molto ridotta. I lembi mitralici, se vedete qui sopra, appena si toccavano. E un ventricolo molto dilatato con un F sicuramente sotto 25% e con un tethering importante dei lembi. Per quello, per migliorare un po' la coaptazione dei lembi, abbiamo deciso di fare un carico con levosimendan nel preprocedurale e qui sotto è la coaptazione migliorata dopo il carico di Simendan. Le immagini intraprocedurali che avete visto anche prima, la puntura transettale, per orientare la puntura usiamo l'incidenza bicavale e l'incidenza asse corto per ottenere la puntura nel posto giusto orientandola nel piano supero inferiore in questa proiezione e nel piano antero posteriore. Poi si inserisce il dilatatore e il catetere guida della clip che si vede così in tridimensionale e in due dimensioni. E un passo molto importante è l'oriento della clip, che preferiamo a farlo con 3D, con X-plane all'inizio per l'orientamento nel piano medio laterale e postero anteriore e poi in zoom 3D per orientare meglio orario o antiorario per ottenere proprio la clip perpendicolare sulla linea di coaptazione proprio nella zona dove la mitrale ha la massima zona di perdita. Dopo aver orientato bene la clip, scendiamo con la clip sotto la valvola. I lembi si appoggiano e quando siamo soddisfatti dei lembi che sono dentro, clippiamo. E questo è il momento dei grasping, quando i grippers scendono per fissare i lembi e la clip si chiude. Questo è il risultato dopo il primo grasp. Si osserva la netta riduzione dell'insufficienza mitralica, ma permane una insufficienza residua importante in sede centro-laterale, qui verso l'auricola. Questo è l'aspetto della valvola in asse corto, con colore e in tridimensionale. Vediamo che il gradiente transmitralico è ancora basso, l'insufficienza residua c'è, allora andiamo avanti con l'impianto della seconda clip. Questo è il risultato dopo, una lieve insufficienza mitralica residua, l'apertura della valvola con le due clip impiantate e il gradiente medio di 5, con un'aria valvolare mitralica di 2. Poi questo è il risultato alla dimissione, minima insufficienza, ecografia transtoracica, minima insufficienza residua,
e nel follow-up, a distanza di un mese, vediamo che l'insufficienza è un po' peggiorata in assenza di inotropo. Questo eco era stato fatto sotto levosimendan, sotto l'effetto di levosimendan, e questo risultato è da aspettare in una paziente con end stage heart failure. Nonostante questo, lei sta bene, è in classe funzionale NIA2, è sempre attiva e soddisfatta di noi come equipe. Vi faccio vedere uno dei casi più impegnativi che abbiamo avuto. Un paziente giovane, 67 anni, con 3 infarti pregressi, plurime rivascularizzazioni, PCI e anche un bypass, anche 2 bypass e una plastica mitralica con anello. Qui c'è questo ventricolo dilatato con un F di 30%, con una insufficienza mitralica severa, nonostante la presenza dell'anello mitralico. Anche lui, ipertensione polmonare moderata severa, un jet esteso, molto sintomatico, dispnea a riposo. Abbiamo ripetuto la coronarografia, non c'erano stenosi coronariche, non aveva indicazione di rivascularizzazione. In questa immagine transtoracica abbiamo avuto il dubbio di distacco dell'anello, visto questo flusso sistolo diastolico, e abbiamo fatto il transesofageo per capire meglio l'anatomia di questa valvola. E qui si vede la zona di distacco, che si capisce ancora meglio con l'ecografia tridimensionale. Questo è l'anello usato per la plastica, e qui in sede anteromediale è la zona di distacco. Questi sono i criteri di rischio per lui. Una insufficienza mitralica isolata, severa, un paziente che rifiuta andare in sala a distanza di 4 anni dal precedente intervento. Discusso di nuovo il caso, abbiamo deciso di provare la MitraClip. E questo... qui ci sono le difficoltà che abbiamo avuto in questo caso, perché noi dobbiamo vedere in questa procedura molto bene la distanza, la linea di coaptazione. L'anello staccato in questo caso mascherava proprio la linea di coaptazione, così non riuscivamo a vederla. In 2D non si vedeva neanche. La soluzione è stata di fare un taglio sotto il piano dell'anello e abbiamo visto che la coaptazione aveva questo orientamento e non questo, come si poteva indovinare così da un'ecografia superficiale. Un altro problema è stato l'inserimento della clip tra la valvola. Abbiamo visto che la clip si orienta nell'atrio e poi scendiamo con la clip aperta nel ventricolo. Qui la difficoltà è stata che la clip aperta superava il diametro antero-posteriore dell'anello. Perciò siamo dovuti scendere con la clip chiusa, orientarla nel ventricolo e poi fare il grasp. Questo è il risultato dopo l'impianto della prima clip, buon risultato, ma permane una insufficienza residua in sede laterale. Visto che il gradiente era basso, paziente giovane, abbiamo detto che non poteva essere questo il risultato migliore per lui, abbiamo impiantato la seconda clip con un ottimo risultato, trascurabile insufficienza residua che si mantiene anche a distanza. Anche nel follow-up, queste sono immagini a 3 mesi, questa è alla dimissione. Un paziente asintomatico adesso che ha ritrovato la sua passione per la caccia. Sta bene. Andiamo avanti con i casi di mitrale degenerative che abbiamo fatto in clinica. Faccio vedere solo 2 casi. Un paziente di 87 anni. Molto fragile, con mobilità limitata, un recente edema polmonare e all'eco riscontro di questo tipo di valvola mitralica con flail del lembo posteriore, insufficienza severa. Vediamo che c'è una importante zona di gap, di distanza tra i lembi. In ecografia transesofagea misuriamo questa distanza ed è borderline secondo criteri di Everest. Un centimetro. Analizziamo anche la lunghezza del flail
E anche in questo caso siamo a quasi 15 mm, sempre borderline. Ma vista l'età e la fragilità, abbiamo tentato a fare questa procedura. E questo è il risultato dopo l'impianto di 2 clip, solo una lieve insufficienza mitralica residua e un paziente che svolge attività giornaliera senza nessuna sintomatologia. E l'ultimo paziente che voglio presentare è sempre un paziente con una insufficienza mitralica organica, un 82enne con insufficienza renale severa, broncopneumopatia cronica ostruttiva, edemi polmonari ricorrenti, 2 edemi polmonari durante il breve ricovero da noi, sotto CPAP, un alto rischio chirurgico secondo i criteri di rischio. Discusso sempre il caso con anestesisti e chirurghi, abbiamo deciso anche per lui la MitraClip. Questa è l'ecografia transtoracica durante il ricovero. Non è una buona finestra ecografica, ma si possono visualizzare 2 jet, uno centrale e uno eccentrico, verso la commissura mediale. Ipertensione polmonare moderata severa. E di solito noi facciamo ecografia transesofagea anche come screening prima, non arriviamo in sala senza ecografia transesofagea fatta. In questo caso, con 2 edemi polmonari a distanza di 3 giorni, abbiamo fatto solo questa ecografia proprio prima dell'impianto della clip, perché abbiamo detto che alta terapia ottima per lui non c'è, proviamo e vediamo cosa riusciamo a fare. Questa era la valvola con un prolasso del lembo posteriore di P2, una retrazione di P3 e qui si vede una importante zona di gap, di assenza di coaptazione tra P3 e A3. E l'anatomia valvolare si visualizza ancora meglio con l'ecografia tridimensionale, la zona di prolasso di P2, la mancata coaptazione tra A3 e P3 e una ridotta coaptazione tra A1 e P1. Anche lui fuori di non entrava come criteri di Everest perché aveva una lesione molto estesa coinvolgendo tutti i scalo. Questo è il risultato dopo l'impianto della prima clip, impiantata in sede mediale. Permane una insufficienza residua importante. La seconda clip, l'insufficienza mitralica è quasi dimezzata, ma c'è ancora una insufficienza almeno moderata residua, con un gradiente di 1-2 mm mercurio. Per quello siamo andati avanti a implantare la terza. E questo è il risultato finale, lieve insufficienza residua, secondo me assomiglia con il gel di lavaggio da una protesi meccanica, e importante contrasto spontaneo nell'atrio sinistro, che è un elemento suggestivo per una riduzione marcata dell'insufficienza mitralica. Un gradiente post-procedurale sempre basso, 2-3 mm mercurio, una buona apertura valvolare. Il risultato a distanza, nel follow-up, permane lieve insufficienza residua. Un paziente che, per essere sincera, non so se va a sciare, ma un mese fa, quando l'ho visto, faceva 3 piani di scale come allenamento giornaliero. Questi sono i nostri casi. Durante la nostra valutazione abbiamo trovato tanti pazienti proposti per MitraClip che li abbiamo escluso, considerati come senza indicazione o senza fattibilità. Per esempio questo tipo di paziente l'abbiamo considerato senza indicazione, con una insufficienza mitralica al massimo moderata. Simile anche questo paziente, anche se all'ingresso aveva una insufficienza mitralica severa, dopo la rivascolarizzazione miocardica e l'ottimizzazione della terapia medica, l'insufficienza mitralica lieve e moderata. Allora, per adesso. Un altro paziente con stenosi mitralica associata, una stenosi mitralica moderata severa, anche se aveva l'insufficienza mitralica, con la clip potevamo solo peggiorare la stenosi aortica. Allora, neanche in questo caso di stenosi importante non ha indicazione.
riunione. Procedura non fattibile, anche in questo caso, come avete visto prima, con una calcificazione asimmetrica dei lembi, e la calcificazione coinvolge piuttosto la zona di grasping. Allora no, e questo paziente con una pregressa endocardite e con una vegetazione sul versante atriale del lembo posteriore. Era un paziente di 92 anni, in buon compenso, non molto sintomatico, per quello visto il rischio, la fragilità di questa zona post-endocardite, abbiamo detto di continuare con la terapia medica. E questo è l'ultimo caso dove abbiamo rifiutato di fare la procedura, sempre una insufficienza mitralica molto severa, ma con un lembo posteriore molto piccolo. Vediamo qui che la maggior parte del lembo è calcifica, fissa. A noi ci interessa per la procedura la parte mobile del lembo, perché quella partecipa alla coaptazione, al grasping, e questa parte era anche sotto 5 mm. Io vi ringrazio e spero che tramite questi casi sono riuscita a far vedere l'efficacità della procedura e l'importanza dell'ARTIM per un risultato come questo. Bene, grazie. Grazie Diana, bellissima. Presentiamo la parola al più onorato, col quale abbiamo attivamente, intensamente a San Donato Milanese. Dai, dove vai? Qui lo stacchio è un giovane vecchio amico di San Donato. Quando Eustachio, non so se ricordi, è stato uno dei primi in Italia di impiantare i device percutanei per la chiusura del difetto interatriale, io mi ricordo 1992, e noi eravamo lì pronti, il device di Sideris, e alcuni casi andavano bene, erano primi in Italia. Mi ricordo a un certo punto, poi una sera chiamano, tra i vari casi che andavano bene, mi hanno chiamato dal reparto, questa paziente sta male, e c'era uno di questi device che aveva perforato il tetto del setto interatriale, l'abbiamo operata, ma gli altri erano andati bene, quindi è un'esperienza davvero da pioniere. Dico bene o dico male? Dici bene Marco, permettetemi di ringraziare per questo davvero gentile invito, tre amici, Giorgio, Gianluca e Marco, lunghi anni di amicizia, ventennale ormai. Come dicevi tu, si è cominciato nella pionieristica, io continuo in questa mia passione, che è una passione decisamente, e quest'oggi vi parlo del trattamento percutaneo alle perdite periprotesiche. Questo è il mio conflitto di interesse, sono nel board scientifico di questa azienda che mi ha permesso di interagire, ahimè in passato non era possibile, con i bioingegneri, e quindi qualche idea messa in comune con la bioingegneristica e l'esperienza clinica credo che può fare la differenza. Vado molto veloce su queste diapositive introduttive che tutti conoscete, 210.000 sono le sostituzioni valvolari ottiche mitraliche per anno, 60% dell'ICE evidente nel primo anno, più comune le valvole meccaniche, è più comune nelle valvole meccaniche nelle bioprotesi, ed è più appannaggio della valvola mitrale, che è l'argomento di questa mattina. I sintomi, dipendendo anche dalla misura, dalla grandezza dell'ICE, sono l'insufficienza cardiaca, l'edema polmonare, l'anemia emolitica, la necessità di trasfusioni. Parliamo di cose molto importanti, potrebbe essere la prima alternativa, un'alternativa al trattamento nel paziente che ha già subito altri interventi. La mortalità dell'intervento nelle successive tappe, quindi primo, secondo e terzo intervento, aumenta diametralmente. Devo dire anche una cosa, non mi vergogno a dire, dopo tanti anni di esperienza, militando come cardiologo interventista, la chiusura percutanea dei lead paravalvolari è una procedura di cui ho molto molto rispetto, perché è una procedura difficile e problematica per una serie di motivi. Il primo è che i pazienti sono assolutamente pazienti molto malati,
pazienti con multiple comorbidità, anziani, che hanno subito uno o più interventi chirurgici. E la seconda motivazione è che credo che non ci sia uno standard, una predicibilità dei risultati, cosa di cui ho parlato, ho conversato a lungo con il qui presente Gianluca, quando mi diceva quando sei sicuro di ottenere dei risultati, cioè, vorrei sapere quanto è la percentuale di successo. Ahimè, devo dire che tuttora non sono assolutamente sicuro che il 100% dei pazienti che facciamo possano andare incontro realmente a un successo tecnico e non solo procedurale ma anche clinico. Sembrerebbe comunque, dai dati della letteratura, che l'intervento percutaneo in pazienti già operati sembra avere un ruolo importante e quindi è un'alternativa che noi dobbiamo offrire nel nostro armamentario, Art and Team, nel nostro laboratorio di emodinamica. Le indicazioni sono i pazienti con protesi meccaniche o bioprotesiche, sintomatici, con insufficienza. Il rigurgito deve essere almeno moderato, associato a emolisi, e che sono considerati ad alto rischio in quella che deve essere, secondo me, una regola generale per ogni centro, dopo discussione con il cardiochirurgo, per valutare i rischi e benefici e valutare l'indicazione di questa procedura che ritengo complessa e difficile. Criteri di esclusione sono tutti gli indici infiammatori o comunque di endocardite, una mancanza di una via di accesso e soprattutto la disinsezione valvolare, come vedete da questa immagine. Quindi ci sono casi favorevoli, anche se in multipli leak, e ci sono casi sfavorevoli perché la valvola è assolutamente instabile. È assolutamente importantissimo un planning pre-procedurale. Gianmarco accennava questo: se noi sappiamo organizzarci dall'inizio, sappiamo cosa andiamo a fare, credo che questa sia la preparazione migliore a questi pazienti complessi. Qui ci sono le tre immagini, le tre modalità di immagini, ahimè la TAC e l'MNR non è disponibile in real time, ma nel pre procedurale credo che abbiano il loro ruolo. Ovviamente il transesofageo con le modalità color 3D la fa da padrone per individuare la misura e il numero dei leak, e ogni tanto c'è qualche discrepanza fra quello che è il 3D nel 3D TE e il color nell'individuazione del vero leak o il leak da affrontare. Possono essere di variabile morfologia, ovali, rotondi, cosiddetti a semiluna e complessi. Non mi addentro nella discussione tecnica in particolare dell'area effettiva di rigurgito, che sembrerebbe essere meglio quella col colore che planimetrica, perché argomento dei nostri ecocardiografisti, che hanno anche in questa procedura un ruolo fondamentale. Ma come vedete qui, a destra il colore al 2D sembrerebbe esserci un solo leak con un rigurgito massivo. Nella ricostruzione al 3D i leak sono due, e qui in questo caso della nostra serie i due leak che apparivano molto vicini alla ricostruzione, onestamente 3D, le cose erano un momentino diverse, la localizzazione è sempre anteriore, ma come vedete c'è qualcosa che separa questo leak, esiti di pregresse suture o o materiale del pledge, non lo so, ma questo leak, che di per sé è abbastanza grande, è diviso in due. Quindi la tecnica anche per affrontare questo tipo di malato, questo tipo di tipologia di leak, è ovviamente differente.
Ci deve essere sicuramente una caratterizzazione anatomica che deve essere globale, nel caso avessimo qualche dubbio. Io ritengo che l'angio TC sia una cosa importantissima, perché ci fa vedere oltretutto la reale estensione del leak e la altezza. Quindi parliamo di lunghezza del leak e non solo di diametro anteriore o posteriore. Quindi qui vediamo veramente molto bene quant'è la lunghezza, e quindi io chiamo altezza, cioè da ventricolo atro sinistro attraverso il piano, l'anello della valvola. E questo è molto importante per il prosieguo e per la scelta del materiale. La distanza fra l'apice e il piano mitralico, perché George vi ha già accennato qualcosa stamattina sul leak mitralico, l'approccio per esempio transettale. Vi dirò in breve, io ritengo che l'approccio transapicale è la via di assoluta scelta per questo tipo di patologia, per le motivazioni che vedremo. Ma questo per esempio è già una buona misura di quello che sarà poi la scelta dei materiali, in particolare il long sheet, la lunghezza del long sheet, eccetera. E perché no una ricostruzione volumetrica di quello che è il punto più sicuro di approccio, e questo lo dico per i miei colleghi cardiochirurghi, che se in questo caso è una buona finestra di puntura, in questo caso con un paziente con broncopneumopatia ostruttiva cronica potrebbe non esserlo, e quindi il sito di puntura potrebbe essere problematico in questo caso. Queste informazioni sicuramente ci aiutano. I principi procedurali quindi dipendono dalla valvola che è implicata, dalle difficoltà di accesso, dalla calcificazione paravalvolare, tutte cose che vediamo quando documentiamo i pazienti, quando li studiamo, la localizzazione. Ci possono essere difficoltà di accesso, e talvolta li abbiamo avuti, presenza di due valvole per esempio, presenza di un leak posteriore e mediale, e il tragitto di questo leak potrebbe non essere, anzi non è quasi mai diretto, ma molto serpiginoso, e quindi tortuoso, e quindi difficile da affrontare. Le forme, come avete visto, ovali, rotonde, accrescent, quindi a semiluna, ma anche molto complesse, e il tragitto più che altro serpiginoso e tortuoso, direi io. Per la valvola aortica l'approccio più tipico, più classico è retrogrado, quindi dalla femorale. Alcuni scelgono l'approccio transapicale, ma questo nella vecchia esperienza direi che il retrogrado è quello di prima scelta, con l'alternativa a volte, è capitato solo poche volte nella nostra esperienza, l'approccio su clavio per la non disponibilità di materiali di accesso, cioè la lunghezza dei long sheet, quindi d'approccio femorale, non era sufficiente per eseguire con tranquillità la procedura. Generalmente la localizzazione più non sul seno non coronarico, se così si può dire, nella ricostruzione transesofagea, visto comunque abbiamo una valvola protesica, l'ecocardiografia è molto importante prima, forse durante, con l'angio ce la caviamo. Noi lo facciamo comunque di routine, quindi associamo sempre il fluoroangio all'ecocardiografia, a paziente sedato, a paziente intubato. È fattibile in quasi la stragrande maggioranza dei pazienti. Dovrebbe essere la prima scelta nei casi di leak paravalvolare in valvole impiantate chirurgicamente. Per la mitrale è un po' diversa, l'esperienza precedente fino agli anni 2000, direi 2010-2011,
era predominantemente transettale. Retroortico è possibile, ma io sosterrei l'idea dell'approccio transapicale per una serie di motivi. Questo è l'approccio anterogrado, quindi transettale, dall'alto o dal basso. È molto più difficile entrare, teoricamente, in un ventricolo sinistro con il getto di rigurgito che mi sposta la possibilità, mi rende difficile l'approccio al ventricolo sinistro, quindi un cross alla rovescia, e c'è sicuramente meno manovrabilità delle guide. L'approccio anterogrado transettale in talune situazioni ha bisogno anche di un supporto, e quindi io devo stabilire una linea arterovenosa, arterio-arteriosa o venosa-arteriosa, con un loop fatto all'avanzamento della guida nel ventricolo sinistro e il ricatturare questa guida nella aorta, quindi per stabilire il sistema. Questa è una procedura alquanto difficile. L'approccio retrogrado può essere dall'aorta, e quindi senza approccio invasivo da parte del chirurgo, o transapicale, sicuramente più semplice. Si va nella stessa direzione del flusso, e abbiamo un controllo totale del sistema, sia di rilascio che la protesi in se stessa. Quindi per la mitrale, sostanzialmente, le indicazioni per l'approccio transettale, secondo me, sono quando il leak è in posizione laterale, retrogrado dalla aorta quando il leak anteriore, questa è una possibilità concreta, un pochino più artificiosa ma concreta, ma la stragrande maggioranza dei leak, la posizione dei leak generalmente nella nostra esperienza, ma nell'altrua esperienza, più che altro posteriore mediale, e quindi in questi casi credo che l'approccio transapicale sia assolutamente mandatorio. In questo voglio dire che noi collaboriamo, quindi ancora una volta questo è un esempio, come è stato già detto, di collaborazione, quindi di team. Se non c'è il team, credo che è inutile neanche intraprendere questa fatica. Il team comprende non solo il cardiochirurgo, ovviamente, in sala per l'approccio transapicale, ma tutto il corredo degli ecocardiografisti, con immagini sofisticate. Per la mitrale abbiamo bisogno di immagini sofisticate, quindi 3D, ricostruzioni 4D, possibilità di avere immagini di fusione, eccetera, e quindi dirimente questa collaborazione. Il leak mitralico è più difficile. La puntura transettale, ovviamente, in sé, quando è un leak mediale, un leak laterale, scusate, è dirimente fare una buona puntura, e quindi esperienza anche in questo. Bisogna dare anticoagulazione, siamo in atrio sinistro, ci vuole una cooperazione incredibile fra il team eco, il team degli interventisti, e a mio modo di vedere il leak paravalvolare mitralico è una procedura tecnicamente difficile e un po' alla carte per ogni singolo paziente. Queste sono le immagini relative ai diverse morfologie dei leak. Da sempre si è avuto la possibilità di avere diciamo degli occlusori che non erano dedicati per questo, ma per altre situazioni, il dottor Botallo, il difetto interatriale, il difetto interventricolare, poi le varie famiglie di vascular plug della famiglia Amplatzer, della famiglia Haga, che in sé hanno ottimi risultati per quelle procedure per cui sono dedicati. Questa è un po' un'applicazione, direi fra questi forse la VP3 è quello che più si presta alla morfologia di questi lì, che sono quasi sempre semilunari.
Questo è un link che è stato chiuso con un amplatzer muscular ventricular septal defect e guardate come realmente c'è un ingombro sull'emidisco. Quindi queste sono le possibili complicanze che si possono avere, interferenze con, del vascular plaque 3 con il, uno degli emidischi, e queste di fatto sono complicanze. Quindi abbiamo bisogno sostanzialmente di un dispositivo un pochino più dedicato che possa adattarsi a un'anatomia molto irregolare, a un'anatomia fissa molto irregolare, fatta di pareti calcifiche, fatta di un tragitto che può essere molto serpiginoso e molto allungato e molto, molto distorto. Per cui è venuta in mente insomma questa idea, di fatto abbiamo oggi come oggi dal 2014 un dispositivo che è l'Occlude Paravalvular Leak Device, PLD, che ha ricevuto il marchio CE nel 2014 con due morfologie di disco, una quadrata e una rettangolare, e quindi un po' per venire incontro a quelle che sono le anatomie, connessi questi due dischi da in un caso una connessione tipo DIA, quindi che, in cui c'è un'occupazione di spazio, e un'altra connessione tipo PFO, in cui è molto più flessibile. La connessione fra due dischi è molto più flessibile, la vedo bene per leak serpiginosi e non molto obliqui. Le caratteristiche sono il nitinolo con il poliestere che è sempre il PET. In questo caso due marche radiopachi che si vedono molto bene alla fluoro, non altrettanto bene all'eco trans esofageo 3D, ma questo ci permette di orientare in maniera parallela e chiudere questo leak, in questo caso un leak semilunare, nella corretta posizione per cui è nata questa prova. Questo è uno dei casi, un leak anterolaterale, vedete qui le misure, il disco sinistro, dall'altro sinistro questo è un approccio transapicale ovviamente, vedete come posso veramente orientare bene e muovere, perché la possibilità di muovere il device e adattarlo per ottenere la posizione definitiva è molto semplice. Ecco, disco finalmente è un rettangolo West 10x4 e questo è il risultato finale all'eco. L'esperienza clinica finora, siamo partiti nel 92, quindi Marco più o meno in simultanea, solo che erano effettivamente dei dispositivi completamente adatti, erano off-label, dir poco è off-label. Nel corso degli anni sono stati utilizzati sempre la famiglia AGA, quindi i vascular prima, i difetti interventricolari, poi i difetti interatriali e poi da ultimo i vascular plug nel corso degli anni con le modifiche 1, 2, 3, 4, c'è addirittura 4 versioni di vascular plug. I risultati, la diapositiva è per dirvi, il risultato tecnico può essere elevato, 80%, ma bisogna stare attenti. Bisogna monitorare nel tempo anche il risultato clinico, che in tutte queste serie è sul 63%. Ricordiamoci che sono malati molto provati, che hanno anemie emolitiche, ma moltissime altre comorbidità, e sono anziani, quindi sono, tra virgolette, fragili. E non vi sto a tediare con tutti questi device usati in passato, che ormai alcuni di questi non esistono. Il risultato tecnico di queste serie è molto alto e il risultato clinico non è altrettanto soddisfacente. La protesi Occlute PLD ha ricevuto, diciamo, oltre che il suo marchio CE, una verifica in letteratura, e sembrerebbe che questa doppia connessione, questa doppia morfologia quadrata e rettangolare venga un po' alla bisogna. Queste sono considerazioni, non sono conclusioni.
credo che c'è ancora molto da fare. È una procedura tecnicamente difficile, bisogna avere tutto nel laboratorio di emodinamica, una cura e apprendimento altrettanto robusta. La decisione deve essere fatta prima, e quindi c'è un planning di diagnostica pre-procedurale molto severo per decidere qual è l'approccio migliore e qual è il device migliore. Con Gianluca abbiamo discusso anche del ruolo della risonanza nella valutazione di insufficienza, perché anche questo è uno dei criteri di inclusione, la valutazione di insufficienza. Con la risonanza probabilmente siamo lontani da quello che è già il difficile compito di valutare una insufficienza in una valvola nativa, figuriamoci in una valvola protesica dove gli artefatti di ricostruzione possono essere importanti. La fusione di immagini eco 3D sulla fluoro possono aiutare nei casi di valvole che hanno una componente non visibile ai raggi. L'ARTIM è importantissimo, una strettissima collaborazione tra chirurghi, ecocardiografisti e interventisti, e bisogna avere immagini assolutamente le migliori possibili. È un'alternativa a quei pazienti che non hanno opzioni chirurgiche, e con i nuovi approcci possiamo sicuramente migliorare il successo e le complicanze. Se mi concedete solo un minuto ancora, vi porto i risultati del registro internazionale. Ecco, il messaggio finale è che dobbiamo essere preparati a tutto, al peggio, perché questo può essere sicuramente il caso, non parte, ma insomma bisogna essere preparati con SNAP. Non so se c'è tempo per vederlo, ma è simpatico. Talvolta è veramente una tempesta. No. È vero. No. Non è mio, l'ho preso dal web, insomma. Ecco, quindi prepariamoci, poi si ricompongono, le cose poi si ricompongono con un po' di buona volontà, un po' di impegno, ma poi le cose si ricompongono, si ricompone il tutto. Ma bisogna avere gli SNER eventualmente per le embolizzazioni, e bisogna avere anche la chirurgia ovviamente nel caso che ci siano complicanze, e queste sono possibilissime. Questa è l'esperienza internazionale multicentrica che ho l'onore di condurre, onore perché sono onorato di nome di fatto, su 16 centri qui in Europa, su 45 pazienti dal gennaio 2015, quindi subito dopo aver ottenuto il marchio CE, 61 impianti, 61 protesi, 45 pazienti, quindi 35 mitralici sono stati fatti, quindi la grande maggioranza transapicale, collaborazione con i chirurghi, e questo l'ho visto a livello europeo, non è solo in Italia, a livello europeo abbiamo una buona un buon dialogo anche con i cardiochirurghi. Queste sono procedure fatte in sala ibrida, l'età media 9 erano aortici, 36 mitralici, quindi l'80% mitralici, 10 anni dall'intervento, perché adesso è intervento chirurgico. Un solo caso, Marco, è stato fatto non da transapicale, perché a Rouen, in Francia, c'è un collega, Fabien Doguet, che è molto esperto nel ridu mitralici in videotoracoscopia, e quindi ho accettato il suo invito per fare una procedura di DIC paravalvolare, e abbiamo impiantato un rectangular waist 12x5. Quindi è un'alternativa. Onestamente credo che è un po' scapigliata la cosa, bisogna avere un chirurgo, aiutatemi voi, che abbia molta esperienza in videotoracoscopia, perché in effetti comunque un arresto di circolo, quindi è un pochino più invasiva di una transapicale. Poi magari ne parliamo in discussione. Dal punto di vista ortico abbiamo usato l'accesso su clavio, e davvero io dico semplicemente che è colpa probabilmente della ditta che non ci ha messo in condizione di avere il materiale necessario.
Però abbiamo anche fatto questo, la procedura è andata velocissima perché ovviamente siamo molto vicini al punto di interesse. Classe NIA 2A4, 91% anemia emolitica, molte comorbidità, rispunta la febbre reumatica, soprattutto nei pazienti che abbiamo fatto in Francia, perché sono tutti pazienti, diciamo, dei territori d'oltremare, quindi molta patologia. Come vedete, tante comorbidità, fibrillazione atriale in una grande percentuale, pregressi pacemaker, Barlow, endocardite batterica. I tempi di fluoroscopia si sono ridotti e certamente questo è dovuto all'approccio transapicale. Parlo con i colleghi esperti di interventistica. Il fare un transettale per chiudere un leak paravalvolare, vi assicuro che è una cosa che può durare 5-6 ore. Quindi è un tempo di esposizione alla radiazione assolutamente proibitivo. Non lo farei, continuo a sostenere che l'approccio migliore è il transapicale, perché io ho amici chirurghi, probabilmente qualcun altro non ne ha, ma questo fa parte del team. Allora, 37 pazienti hanno avuto una sola protesi, 5, 2 e 3, addirittura 3 protesi. Il successo procedurale è stato 97,7%. In un caso abbiamo fallito qui, nel vostro gruppo. Le mitrali, queste localizzazioni, le aortiche, come dicevo, più sul non coronarico. Il successo procedurale è stato questo. Abbiamo avuto un'interferenza con un imidisco di una protesi mitralica, è un'esperienza vissuta con Gianluca. Il device è stato ricatturato, ma il successivo passaggio, che già in principio era estremamente difficile per un tragitto che finiva in imbuto, non è stato più possibile, abbiamo dovuto abbandonare la procedura. Abbiamo avuto un dislodgement immediato, un'embolizzazione immediata, uno tardivo, due interferenze transitorie con la valvola, due chirurgie intraospitalarie. Il dislodgement immediato, che è avvenuto appunto qui a Novara, era dovuto a quel problema. Dunque, questo era un paziente con una valvola meccanica, era un leak molto grande ed era anche qui separato, era diviso questo leak da un tessuto che possiamo dire un residuo di sutura, un plege. Era posteriore fondamentalmente. Le dimensioni sono lì, abbiamo scelto un 12x5 che è risultato troppo piccolo, poi uno più grande 14,6. Nel rientrare per chiudere il leak che era vicino a questo, abbiamo embolizzato il device e quindi poi abbiamo optato per la chirurgia. Il paziente benissimo. È una letal embolization in un paziente molto fragile, in multi-organ failure, di cui ci siamo resi conto di questo durante il ricovero. Il paziente poi è stato espiantato e guardate cosa abbiamo visto nel pezzo, diciamo, operatorio. Probabilmente una delle suture ha ceduto e il device si è prima dislocato, abbiamo fatto in tempo a mandarlo in sala operatoria a recuperare il device che era ancora appena attaccato. Il paziente ha subito il suo intervento di redù, ma purtroppo per le condizioni in cui si presentava poi è deceduto. Le interferenze transitorie sono, abbiamo cambiato un attimino, quindi come vedete la misura è qualcosa di estremamente difficile da fare, dire 10-4 può essere un 7-4, questa Sori monodisco avevo avuto problemi con questo 10-4, abbiamo cambiato con la connessione più flessibile fra i due dischi e non c'è stata nessuna interferenza, e nell'altro caso è stato rimpiazzato da un disco un pochino più piccolo e tutto è andato bene. A tutt'oggi 18 mesi di follow up è un risultato parziale ancora, non abbiamo dei dati sicuri perché sono 45 pazienti ma abbiamo solo 18 mesi di follow up, credo che bisogna andare avanti di molto. Il nostro risultato clinico di fronte a un 97,7 successo tecnico è 57%,
Quindi ancora una volta probabilmente questo è quello che noi dobbiamo migliorare nel tempo. Ci sono state 4 morti, ma non relative al device, una morte subita in ospedaliera, una sepsi in un paziente che aveva ricevuto questa protesi, ma questo occorso 2 mesi dopo, quindi un paziente molto defedato. Un'altra paziente, altri 2 pazienti multi organ failure. Alcuni pazienti non sono stati obbedienti, nel senso che i pazienti a cui abbiamo chiuso i 2 leak aortici, giovane peraltro, che ha avuto una cardiopatia ischemica con un infarto abbastanza esteso, non ha rispettato la profilassi antibiotica, quindi dato al dentista un mese dopo e ha sviluppato un'endocardite, quindi ha dovuto per forza essere rioperato. Non ci sono state embolizzazioni tardive, tranne quelle che accennavo, e ho altri eventi avversi. Questa è la distribuzione dei rettangolari nella versione DIA, cioè nella versione WAIST, nella versione TWIST, e questi, gli SQUARE, sempre nella versione disco tipo DIA, WAIST, e invece il TWIST. Vi ringrazio e mi scuso se ho sorpassato i tempi.